domenica 8 gennaio per uno spettacolo, per un concerto di ragazzi. Come si chiama il vostro gruppo? Dots. Dots. Con quale proposta siete qua per questa chiusura delle festività natalizie, ma nello stesso tempo le vostre facce non ci sono nuove, perché vi presentate intanto a uno... Sì, Fiorentino Antonino, batterista. Giulio Giammarco al basso. Azzurra alla voce. Francesco alla chitarra. Giulio Castellano alle tastiere. Giulio Castellano alle tastiere, oggi è anche il suo compleanno. Ieri è stato il suo compleanno. Oggi è il primo giorno da... Non sono nati recentissimamente, stanno insieme, sono tutti giovani liceali, quasi alla maturità per quest'anno, è vero? Sì. Quindi più concentrati sullo studio che sulla musica al momento, ma la loro storia inizia, chi è che ci aiuta a ricordarla meglio? È fatta di passaggi per Bichequenza, è fatta di passaggi romani, è fatta di passaggi importantissimi che hanno puntualizzato a pietra miliare un po' la loro storia e la loro crescita musicale. È uno dei gruppi sorrentini che appartiene e nasce nella scia e nella tradizione. Qui abbiamo sempre avuto ragazzi che hanno suonato e uno su mille ce la fa. Voi siete quello? Ce la fa qualcuno, anche due, tre su mille. Azzurra, mi sintetizzi la storia? Sì, noi nasciamo... Siamo partiti da? Noi siamo partiti, diciamo che... Quattro anni fa. Diciamo siamo, quattro no, anni siamo fa nell'ambito del teatro, del però teatro. Questo gruppo qui è nato un anno fa. Abbiamo, il 4 gennaio abbiamo festeggiato il nostro primo compleanno, diciamo. E diciamo ci siamo conosciuti per, nella maggior parte, l'unica eccezione è Antonino, il batterista. Ci siamo conosciuti nell'ambito della scuola di musica del Teatro delle Rose e quindi diciamo le nostre amicizie sono nate da lì, poi con il tempo suonando e conoscendo altre persone, tra cui appunto Antonino e altri ragazzi che suonavano. La loro qualità musicale è apprezzata anche dai docenti liceali, in quanto addirittura sono stato il punto fermo per il famoso Open Day, nel momento in cui la scuola si presenta al pubblico per allargare la platea e per catturare le attenzioni di tutta la gioventù della penisola sorrentina, loro sono stati un po', è vero o non è vero? Sì, abbiamo suonato l'Open Day del Virgilio Marone per la scuola. Ma noi abbiamo sentito e abbiamo visto delle foto su Facebook, siete stati a Roma? Sì, io e Gianmarco, io e il bassista, siamo stati a Roma, è un'esperienza... Con la scuola del teatro delle cose, che non dimentichiamo di citare perché cresce, produce... almeno una cultura musicale. Sì, diciamo aiuta i ragazzi ad avvicinarsi a quello che... E a Roma che cos'era? Era il Touring Music Fest, che è una manifestazione internazionale organizzata da importanti figure del mondo discografico italiano. Bisogna citare necessariamente Mogol, Giampiero Rosselli, ma noi perciò quindi personalità gli stiamo importanti. Dietro come una... gli stiamo dietro come una zecca, perché oggi stanno qua questi ragazzi, poi improvvisamente non li vediamo più e stanno suonando in altre parti del mondo, se non addirittura dall'altro lato dell'Atlantico. Ci è capitato con altra gioventù della penisola sorrentina, sicuramente capiterà con voi. Nel percorso di un gruppo si cresce, si cambia, le esigenze di vita e le prospettive sono diverse. Oggi abbiamo un batterista, domani forse ne avremo un altro, anche se il piacere è quello di la fase nascente sia sì, progetti futuri. Progetti futuri sono quelli di migliorarci sempre, di continuare alla maturità che è priorità di esatto, quindi vedo che danno anche una importante priorità alla loro maturità, quindi a studiare. Azzurra IT è già la maturità, la musica, comunque fa parte del percorso, è che venga concluso questo percorso di studi, questo primo percorso di studi, poi dopo ci rivedremo da università. Sì, probabilmente sì. Non so loro che altre strade. È un po' difficile, diciamo. Sì. Vorrei sentire dalla bocca di Gianmarco l'esperienza romana. Ah, è stata un'esperienza che difficilmente dimenticherò nella mia vita, che mi ha dato tanto, sia dal punto di vista umano che artistico. E abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con altri musicisti. Fondamentale per la mia crescita. E il vostro livello qual era? Vi siete sentiti piccoli o vi siete guardati in faccia tu e Giulio Castellani e dite no, qua ci potremmo fare? No, possiamo diciamo fare? Che pur nei nostri limiti ci siamo accorti che
che stiamo costruendo pian piano qualcosa di buono e che quindi continuando a crescere con impegno e con dedizione possiamo sicuramente competere con altri musicisti di altre zone d'Italia che comunque sono di un determinato livello. Ovviamente noi siamo andati lì con l'obiettivo di fare esperienze e di imparare il più possibile, però ci siamo resi conto della bontà del lavoro che abbiamo fatto fino a questo punto. Azzurra è qua per la sua bellezza o per la sua voce? Questo bisogna chiederlo a lui, al chitarrista. Al chitarrista che è il suo fidanzato. Esattamente. Come ti chiami? Lo ripeto. Francesco, sì. No, vabbè, sicuramente oltre alle simpatie che nascono tra di noi, abbiamo deciso di suonare insieme e abbiamo creato questa formazione con l'obiettivo comunque di rendere il gruppo uniforme, quindi diciamo tutti i musicisti allo stesso livello che ci permettono di fare determinate canzoni di una determinata difficoltà, di poter crescere insieme, ma sicuramente di non rimanere indietro a causa di qualcuno di noi. Proprio per questo tutti noi singolarmente, quotidianamente approfondiamo il nostro studio per quanto riguarda lo strumento, perché sicuramente alla base della crescita del gruppo c'è la crescita individuale. Quindi prima la crescita individuale, lo strumento si inizia per gioco e poi magari ne facciamo una professione. Parlando di professioni, siete tutti figli d'arte. Giulio è figlio di un organista, no, organista della chiesa. Un tasserista. Ah, di un altro tasserista di un gruppo. Altri mio nipote d'arte, mia zia insegna al conservatorio a Napoli, però canto. Quindi la musica l'avete già come pane quotidiano. Gianfranco invece viene delle rose. Azzurra, questa voce dove l'hai coltivata? Siamo iniziato anch'io al Teatro delle Rose, però adesso studio a Vico, in associazione Santa Cecilia a Vico. Visto che ci sono le caratteristiche, le utilizziamo e le studiamo. Francesco, la tua esperienza musicale regressa? La esperienza musicale nasce appunto per gioco, come abbiamo detto prima, circa 5-6 anni fa, sempre nell'ambito del Teatro delle Rose, dove studio tuttora, e presso il quale ho cambiato due maestri. Cambio che è stato fondamentale sicuramente per la mia crescita, che ha ampliato le mie vedute e le mie possibilità. Attualmente in programma comunque di continuare ad approfondire lo studio dal punto di vista musicale e diciamo affacciarmi anche verso altri orizzonti oltre a quelli della penisola. Senti, ci preannunciate qualcosa che suonerete tra poco? Che il freddo ha condannato un po' questa giornata, questa serata particolare, però i vostri amici non vi hanno abbandonato, sono qua ad applaudirvi e quindi abbiamo già di per sé una clac naturale. Che cosa suonerete? Sì, allora, innanzitutto bisogna ringraziare i nostri amici che tu hai appena nominato, perché davvero senza di loro avrebbe un po' meno senso suonare, perché la musica è comunicazione e quindi avere qualcuno disposto ad ascoltare quello che tu hai da dire o da suonare è sempre un piacere, una cosa bella. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, possiamo dire che il 13 gennaio saremo impegnati al Caffè Marianiello a Piazza Cota. E quindi sempre sarà la nostra... quegli orari balordi dopo le 11 e mezza, no, dopo no, la mezzanotte? No, o anche per un alle 10 e mezza. Alle 10 e mezza, benissimo. Quindi è un orario... È un orario, è tardi ma non troppo. Diciamo. Qualcosa sul nome, come è maturato e da chi è stato scattato? Vabbè, c'è una storia di dove si fa un episodio, noi ci eravamo riuniti. Ne abbiamo sentito parlare, quindi sì. Ci piace ascoltarla dalla vostra. Ci eravamo riuniti una mattina per fare colazione insieme, per decidere dopo due ore, tre ore ancora non avevamo raggiunto questo nome, siamo andati a provare. E il nostro caro Gianmarco, praticamente scherzando, diceva i puntini puntini, perché ovviamente non avevamo un nome, i puntini puntini si apprestano a provare, scherzava, e allora noi i puntini puntini siamo girati tutti e quattro verso Gianmarco e poi i puntini puntini tradotto in inglese appunto dots è nato dots. Che possano volare sempre più in alto e che li inseguiremo fin dove possiamo, no? Roma, Londra, poi ci fermiamo dall'altro lato dell'Atlantico. Auguri, auguri, bocca al lupo. Grazie, grazie.